Buongiorno bambini, buon inizio settimana. Oggi voglio condividere con voi un video di ripasso sullo svolgimento delle divisioni con due cifre al divisore. Ciò con un argomento che avete fatto tutti quanti e che in questo momento non lo state magari trattando direttamente con le vostre maestre di matematica. Però è importante comunque ripassare sempre un po' gli argomenti svolti, anche se pensate di saperli perfettamente o che non servano più. Perché questo vale sia per matematica che per italiano, che per tutte le materie, gli argomenti che avete già svolto vanno comunque ripassati perché servono sempre. So che qualcuno di voi sta facendo i problemi con le equivalenze, ma è importante sapere fare le operazioni, perché se non sapete svolgere le operazioni e non sapete quando si usa un'operazione piuttosto che un'altra, il problema non lo risolverete mai. Quindi è importante ripassarlo. Innanzitutto vediamo le pari della divisione, che è fondamentale sapere. 456 diviso 12 uguale 38. 456 è il dividendo, cioè il numero che deve essere diviso. La domanda è in quante parti lo devo dividere? Me lo dice il divisore. 12. 12 è in quante parti devo dividere 456? 38 è il quoto, il quoziente, il risultato di questa mia divisione. Qui, in questo caso non c'è, potrebbe esserci il resto, cioè quante parti avanzano. È importante saperlo, bimbi, per saper leggere bene la divisione e saperla svolgere correttamente. Perché mi interessa sapere questo, bambini? Perché se quando io faccio la mia divisione, il numero che mi viene qua è più alto del dividendo, ho sbagliato la divisione, non va bene, sicuramente c'è qualcosa che non va. Perché è importante saperlo? Perché voi sapete fare la prova della divisione, ma già a occhio, senza neanche fare il calcolo, dovete rendervi conto se c'è qualcosa che non funziona, se avete sbagliato qualcosa. Ci sono due modi per eseguire la divisione, con la tabella e il metodo della fortuna. Adesso li vediamo entrambi, faremo la stessa divisione con i due metodi differenti. Il risultato deve essere per forza lo stesso. Iniziamo a farla. Ne ho scritta una già pronta. Qua, eccola qui, perfetto, 2672 diviso 52 uguale, prima utilizziamo il metodo con la tabella. Cosa faccio? Metto in colonna la mia divisione, quindi il dividendo, la mia struttura tabella della divisione e il divisore. E ora incomincio. Devo sapere quante volte il 52 sta nel 2672. Devo incominciare a mettere il cappello a dei numeri del dividendo. Quanti? Una cifra sola, 2 è troppo piccolo, perché 2 è più piccolo di 52. Provo con due cifre. 26 non va ancora bene, perché 26 è più piccolo di 52. Quindi vado con tre cifre. Tre cifre posso andare sicuro, bimbi. Non ho neanche bisogno di dire più grande o più piccolo, perché se io al divisore ho due cifre, se ne prendo tre, sicuramente è più grande. Qua arriviamo fino alle decine, unità e decine. Qua arriviamo già con tre cifre, alle centinaia, quindi sicuramente è più grande. Ne prendo tre. Adesso, per sapere quante volte il 52 sta nel 267, devo iniziare a scrivere la mia tabella, cioè la tabellina del 52. Incomincio a scriverla a fianco. La scrivo e poi non la cancello. Quando mi devo fermare, però, la scrivo tutta per forza? No, non mi serve scriverla tutta. O magari sì, io devo arrivare al numero 267. Quando arrivo a quel numero, o mi ci avvicino, o lo supero, mi fermo. Quindi incomincio, 52 per 1 fa 52, quindi direi che vado avanti. Per 2, scusate. Per 2, 2 per 2 è 4, 2 per 4, 2 per 5, 10, 104, va bene? Sono ancora troppo distante, secondo me, bimbi. Per 3. 3 per 2, 6. 3 per 5, 15, 156. Mi basta? No, vado ancora avanti. 4. 4 per 2, 8, 4 per 5, 20. Mi basta, sono ancora un po' troppo piccola, secondo me. Io proviamo ancora con 1. Se poi lo superiamo, ci fermiamo.
vediamo un po', per 5. 5 per 2, 10, 0, ne riporto di 1. 5 per 5, 25 più 1, 26. 260. Cosa dite? Mi fermo? Sì, mi posso fermare perché dovevo arrivare a 267. 260 è molto vicino a 267. Se voglio essere sicurissimo, perché ho un attimo di confusione, posso andare avanti e fare per 6. Nessuno me lo vieta, eh? 6. E faccio 6 per 2, 12. 2 ne riporto di 1. 6 per 5, 30. Più 1, 31. 312. Vedete, è troppo grande. L'ho superato. A questo punto, cosa faccio? Devo sapere se devo prendere il 5 o il 6, perché il 267, che è il numero che a me interessava, si trova qua in mezzo, tra il 260 e il 312. Io devo guardare il risultato più piccolo, 260. 260 è 52 per 5, quindi a me interessa questo 5 e lo metto nel risultato. Fatto. Ora devo fare la mia divisione, 5 per 52 l'ho già fatto, fa 260, non serve rifarlo. E faccio la mia sottrazione. 7 meno 0, 7. 6 meno 6, 0. 2 meno 2, 0. Ok, a questo punto porto giù il 2, metto il mio cappellino al contrario al 2 e lo porto giù. Ora, quante volte il 52 sta nel 72? Se guardo la tabella è abbastanza chiaro, il 72 dove lo metto? Qui in mezzo? No, sta tra il 52 e il 104, è come se fosse qua il mio 72. Il mio riferimento deve essere quindi il 52, che è il numero più piccolo, e quindi l'1, quindi ci sta una volta. Faccio esattamente la sottrazione come prima, quindi 1 per 52 fa 52. E faccio la mia sottrazione. 2 meno 2, 0. 7 meno 5, 2. Eccola qua. Fatta. Quindi la mia divisione viene 52, 51, scusate. Resto 20. Ho fatto la mia divisione con la tabella. Bimbi, adesso non facciamo la prova della moltiplicazione. È la prova della divisione, scusate, se voi la fate dovreste fare 51 per 52 e attenzione al risultato dovete aggiungere questo 20, ricordatevi di aggiungere il resto, eh. Ora non la facciamo, però ricordatevi di fare sempre la prova per vedere se è giusta. Questo è il metodo con la tabella, vediamo il metodo della fortuna. Ok. Metodo della fortuna. Incomincio allo stesso modo, non metto in colonna, cioè posso non fare la mia tabella, posso lasciare così la mia divisione. Abbiamo già visto che devo prendere le prime tre cifre, giusto? L'abbiamo già visto prima. E quindi ho le mie tre cifre. A questo punto, cosa devo fare? Devo immaginare che il mio divisore sia diviso in due parti, il 5 e il 2. Per fare la divisione, io tengo in considerazione solo il numero 5. Solo quello, il 2 lo lascio un attimino in pausa, per adesso non mi serve, lo lascio lì fermo. Cosa faccio? Devo vedere quante volte il 5 sta nelle prime due cifre, quindi nel 26, vedete? Faccio finta che il 7 non esista, nel 26. Ora, 26 diviso 5, quanto fa? Quante volte ci sta il 5 nel 26? 5 volte, perché abbiamo 5, 10, 15, 20, 25, 5. Provo a scrivere il numero 5, perché dico provo? Ora devo fare una cosa, devo fare la moltiplicazione e qua mi serve il mio 2. Devo fare 52 per 5. Se il risultato che mi viene è uguale o più piccolo di 267, sono stato fortunato, va bene, posso continuare la mia divisione. Se viene un numero più grande di 267, non sono fortunato, non succede nulla, o meglio, cosa faccio? Cancello il 5 e provo col numero 4, quindi tolgo una cifra al risultato. E procedo di nuovo con 52 per 4 e vedo se il risultato è più piccolo di 267. Quindi bisogna fare a fasi. Incominciamo col 5, vediamo se siamo fortunati. 52 per 5, 5 per 2, 10, 0, ne riporto di 1. 5 per 5, 25 più 1, 26. Sono stato fortunato secondo voi? Assolutamente sì. Perché?
perché 260 è più piccolo di 267, quindi va bene, sono stato fortunato e ora procedo. 7 meno 0, 7, 6 meno 6, 0, 2 meno 2, 0. Porto giù il 2, 72. Il 52 nel 72. Ora, utilizzando il metodo della fortuna, cosa faccio? Il 5 nel 7, quante volte ci sta? Una volta sola. 51 per 52 fa 52, quindi va bene perché 52 è più piccolo di 5, di 72, e faccio la sottrazione. 2 meno 2, 0. 7 meno 5, 2. Il risultato è sempre 51, resto 20. Vedete, bimbi? È uguale. Il risultato è uguale, cambia il procedimento. Qua, se avete visto, bimbi, con il metodo della fortuna abbiamo fatto più in fretta. Guardate un po', per fare quella tabella abbiamo dovuto fare un procedimento più lungo. Qui abbiamo fatto più in fretta. Quindi dovete trovare voi il metodo che vi viene meglio. È proprio a questo che poi è importante arrivare, bimbi. Secondo voi, ritorniamo qua. Qual è il metodo giusto da usare? C'è un metodo giusto e uno sbagliato? No, è uguale. Potete usare sia un modo che l'altro. Dovete trovare quello che viene meglio a voi. E per farlo, come bisogna fare? Allenarsi, provare a usare entrambi i metodi. Quando riuscite a trovare quello che vi viene più facile, va bene. Non è importante usare un modo o l'altro, bambini. Io, ad esempio, io ho studiato le divisioni con la tabella, solo quando ero più grande ho imparato quelle della fortuna e adesso mi viene più facile fare quelle della fortuna, ma è lo stesso come fate voi. Questi due modi di fare la divisione hanno lo stesso valore, hanno un procedimento diverso, quello sì, hanno un procedimento e un ragionamento diverso. La cosa difficile della divisione è quella che dovete pensare al procedimento molto di più che nell'addizione, sottrazione e anche nella moltiplicazione. Se vi dico quest'ultima cosa, l'addizione, la sottrazione, l'addizione, che è la prima operazione che avete fatto, ci sono tanti modi per farla. No, ce n'è uno solo. Devi sommare, mettere insieme due numeri, puoi metterli in un ordine o nell'altro, perché la proprietà commutativa ci dice che anche se cambi l'ordine degli addendi, il risultato non cambia, quindi va bene, ma il procedimento è sempre lo stesso. Con la divisione no, la divisione è più difficile, ci frega un po', però ci offre due modi per poterla risolvere. Sta a voi scegliere quello che vi viene più semplice. Ci vediamo tra qualche giorno, bimbi, vi mando un bacione.